razzista? No, ti sto dicendo semplicemente, io sono qui a urlare via immigrati perché sono una nazionalista, ok? Det er sensommer i et Italien på kogepunktet. Giorgia er 21 år, fascist, og frygter, at Italien er ved at bukke under på grund af migranter. Hun mener, at Italien er et land truet af indvandring, kriminalitet og homoseksualitet. Prima di tutto per la lotta all'aborto, per la difesa della vita. Io sono assolutamente, io voglio aiutare, voglio aiutare i disabili, voglio aiutare le donne. Io sono assolutamente a favore della vita. Derfor er hun med i en af de mest yderliggående fascistiske grupper i Italien i politisk oprør. Jeg ved ikke rigtig, hvilken vej de går hen nu, men de vendte pludselig om. Og nu går de alle sammen den her vej, hvor vi egentlig kom fra. Og væk fra politikheden. Jeg har boet i Italien i flere år, men er nu taget tilbage for at undersøge det politiske oprør, som Giorgia er en del af. Jeg møder hende første gang på en fascistisk sommerlejr for børn. Hun er kommet fra hovedstaden Rom for at være frivillig. Questa è proprio una riscoperta, un amore per la patria. È un valore importantissimo per noi. E noi dobbiamo sempre ricordarci che questa terra ci ha dato quello che siamo oggi. Quindi i valori che abbiamo, le tradizioni, i costumi, gli usi, il cibo, tutto. E i bambini devono imparare questo sentimento. Har et dusin børn, de fleste fra fattige familier. De er her i 5 dage, fyldt med leg, sport og så politik. Sommerlejren er arrangeret af bevægelsen Forza Nuova. Den er kendt som en af de mest yderliggående på en italiensk højrefløj, der bliver mere og mere synlig. Forza Nuova sia attualmente il movimento più estremo che si possa trovare in Italia e penso che appunto sia giusto, no? Perché in un momento così di forte repressione e tutto quanto devi essere pronto a scontri. E fate le linguacce al pubblico. Linguaccia al pubblico. No! No, linguaccia! Correte, correte, correte e uscite! For Giorgia handler lejren om meget mere end at have det sjovt med børnene. Den er en del af den politiske kamp, der tager det meste af hendes tid. Tanto dovrebbe cambiare in Italia. I giovani dovrebbero essere privilegiati, sia nel mettersi su famiglia, sia nello sposarsi, perché la nostra nazione appunto non aiuta più nessuno, nessuno che non sia immigrato. Io e il mio ragazzo non possiamo permetterci di avere un bambino, ma probabilmente non potremo permettercelo neanche tra 3, 4, 5 anni, nonostante io sarò laureata. Perché in Italia è così, nessuno ti aiuta più. Primmo l'amore, e scoprimmo la strada, difendemmo l'onore, col sorriso e la spada. Italien har i årevis været epicentret for Europas migrationsproblemer. Selvom antallet af afrikanske migranter, der ankommer, er faldet, dominerer det den politiske debat. Sammen med økonomisk krise har det fået italienerne til at vælge en regering med en klar nationalistisk kurs. Ført an af den magtfulde indenrigsminister Matteo Salvini under sloganet Italienerne først. Far cadere il muro di Berlino una volta sarebbe stato impensabile. È il prossimo muro che facciamo cadere è quello di Bruxelles, restituendo ai popoli europei il diritto al lavoro, il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto alla sicurezza. Matteo Salvini er blevet landets mest populære politiker for sin modstand mod EU og afrikanske migranter.
c'è bisogno di una pulizia di massa anche in Italia, via per via, quartiere per quartiere, piazza per piazza, con le maniere forti se serve. Salvini elsker politiske provokationer og ved at der er stemmer i at appellere til det yderste højre. Det nationale Italien ser i Mussolini den mand, der repræsenterer det sande Italien. Han har flere gange citeret Mussolini, Italiens fascistiske diktator, som her i tweet på diktatorens fødselsdag, der siger, mange fjender, megen ære. Og han optræder hyppigt som machomand. Her svømmer han en tur i et svømmebassin konfiskeret fra en mafiaboss. En aktivitet, som også Mussolini havde blik for. Selvom der politisk er langt fra Salvini til de fascistiske grupper, mener politiske modstandere, at han giver fascisterne medvind og skaber et voldeligt klima med sin retorik. En beskyldning, han afviser blankt. Basta. Mi sono rotto le palle. E adesso chiunque parli a proposito di razzismo, di fascismo, di xenofobia, e Salvini assassino, e Salvini delinquente, e Salvini sciacallo, e Salvini sanguinario. Mi sono rotto le palle. Sciacalli, sanguinari e istigatori di violenza sono quelli che importano queste migliaia di schiavi. Spesso è, diciamo, zona proprio di ritrovo, di balordi, spacciatori, alcolizzati. Tra l'altro, infatti, siamo appena arrivati, ma qui sono appena andati via loro, perché non so se potete vedere tutte le bottiglie che hanno lasciato, dove bevono, bivaccano e spesso quindi diventano molesti. Den ophedede diskussion om Italien og migration har også givet grupper som Forza Nuova medvind. De spiller en lille rolle i den etablerede politik, men ses i stigende grad på gaderne, som her i badebyen Rimini. Her laver medlemmer det, de kalder gåture for sikkerhed. 7 mand patruljerer gennem byen sent om aftenen. Le nostre passeggiate per la sicurezza sono fatte senza l'utilizzo di alcuna arma, appunto, ma solo con l'ausilio di delle torce per illuminare e dei cellulari per eventualmente segnalare agli organi di polizia laddove si verifichi un episodio criminoso. Mando via. Ehi! Ehi! Non hai un altro posto? C'è gente qui. Sono i bagni. Un bagno, sì. Dai, veloce. Esistono i bagni da noi. Forza Nuova afviser at støtte vold, men er de seneste år blevet sat i forbindelse med adskillige voldelige overfald, ligesom bevægelsen selv har været udsat for voldelige angreb. Da en fascist i februar skød og sårede 6 tilfældige afrikanske migranter, tilbød bevægelsen straks at betale hans advokatregning. Et af mange tilsyneladende racistiske overfald i år, fra vold over chikane til drab og drabsforsøg. I juli måned skød og sårede en mand et 1-årigt barn med Roma-baggrund. Det fik den italienske præsident til at tale til befolkningen. Mi ha molto colpito un fatto di cronaca di questi giorni. L'Italia non può somigliare al Far West, dove un tale compra un fucile e spara dal balcone colpendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione. Buffoni! Signori, buffoni! 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 Buffoni!
Gruppen Forza Nuova konfronterer også sine politiske modstandere, som her ved en gudstjeneste i byen Pistoia. Præsten i kirken er kendt for at huse migranter og flygtninge, og det har bragt ham i konfrontation med den yderste højrefløj. Questa è una lettera arrivata due giorni fa. Il nome è storpiato. Pezzo di merda. Shit. Offese, pedofilo. Han har indrettet menighedens gamle kloster til et hjem for cirka 100 migranter og et par fattige italienske familier. Ciao. Ma avete già cominciato a festeggiare? Sentiamo, basta. Si può? I dag skal der være fest på klosteret, fordi Blessing fra Nigeria fylder 20. Don Massimo blev landskendt sidste år, da et Facebook-opslag af nogle af klostrets migranter i et svømmebassin blev angrebet af indenrigsministeren Matteo Salvini. På det moment, in cui Salvini decide di mettere sul suo profilo questa mia post, dicendo oltretutto che io sono un prete anti-italiano, in pochi giorni sono arrivate migliaia e migliaia di messaggi, di insulti e anche minacce di morte. Ma non capisce quegli italiani che dicono basta, ci sono tanti migranti. Ma, sai, io penso che invece queste affermazioni siano corrispondono alla realtà. La percentuale dei migranti presente nel nostro paese è ancora tra le percentuali più basse d'Europa. Aftens fest er i gang, men der festes på en dyster baggrund. Præsten frygter, at myndighederne vil lukke klostret på grund af brandfare. Noget han ser som en undskyldning for en politisk hævnaktion. C'è stato un ordine politico, addirittura proprio dall'alto, addirittura romano, per metterci in difficoltà. Si vuole chiudere questo centro che è diventato un po' una realtà simbolo nell'accoglienza. Droga! Prostituzione! Questa è la vostra integrazione! Droga! Violenza! Prostituzione! Jeg møder Giorgia igen i badebyen Rimini, hvor hun fortsætter den politiske kamp. Italia, italiani! Et seksuelt overgreb på en turist, begået af en mand fra Bangladesh, har fået Forza Nuova til at indkalde til demonstration. Giorgia er kommet fra Rom sammen med venner og veninder fra bevægelsens ungdomsgruppe. Oggi manifestiamo contro l'immigrazione e soprattutto contro gli stupri che sono venuti nell'ultimo periodo. Målet for demonstrationen er at nå frem til byens strand, hvor overgrebet fandt sted. Rivoluzione! Nu kommer vi ned mod politikæden hernede, og der er en længere nede er der en moddemonstration, så vi bliver nok stoppet lige om lidt og kommer ikke videre herfra. Da det går op for demonstranterne, at de på grund af en venstreorienteret moddemonstration ikke kan nå frem til deres mål, så ændrer stemningen sig hurtigt. Politiet slår igen, da demonstranterne prøver at trænge igennem.
Come cazzo siete messi? Ce l'ho, due ragazzini. Due ragazzini. Come si chiamano? Pierre e Alberto. Pierre e Alberto, dove sono? Aiutami a cercare un megafono con l'adesivo San Giovanni. Se lo trovi, prendilo tu. L'hai presa le botte? Te l'hai presa le botte? Una botta dietro. Dove l'ha presa? Posso? Sì, ecco. Giorgia bliver undervejs fanget af et italiensk tv-hold, der vil høre hendes holdning til et voldeligt overfald, angiveligt begået af et af bevægelsens medlemmer. Io penso che questa cosa sia impossibile che sia avvenuta da Forza Nuova, ma le spiego anche perché. Già l'hanno preso però. Sì, Roberta, giusto? Roberta, queste cose qui se le inventano per darci contro. La democrazia giusta non esiste. Democrazia si intende che tutti possono parlare? Gli italiani dove sono adesso? Perché non possono parlare? Perché noi non possiamo parlare? Perché ogni volta che io provo a esprimere il mio parere vengo additata, accusata, bloccata dalla polizia? Questa è democrazia? Ti ricordi che mentre attorno a noi regnava il caos c'erano dei patrioti che versavano sangue, che si scontravano contro i servi di questo sistema per difendere i diritti del nostro popolo. Demonstrationen når ikke sit mål, men det rører ikke ved selvtilliden. De fascistiske grupper, som Forza Nuova, fylder ikke meget i italiensk politik, men det gør de på gaden, hvor de marcherer ofte og i større antal. Siamo dalla parte giusta. Siamo in un momento storico dove il vento spinge dalla nostra parte. Va bene così? Sì, perfetto. E Mussolini viveva qui? Sì. Ah, il mio telefono, aspetta. At fascismen og Mussolini stadig spiller en rolle i Italien, ved Giorgio Frasinetti bedre end nogen. Sì, ciao Quinto. C'ho una televisione danese. Han er borgmester i fascismens vugge, og ville ønske, at Italien henviste Mussolini til historiebøgerne. Og så har han et kontor i diktatorens gamle soveværelse. Byen Predappio er stedet, hvor diktatoren og fascismens grundlægger Benito Mussolini blev født, og hvor han i dag ligger begravet. Det har i årevis gjort byen til et udflugtsmål for fascister og skabt en særlig industri i byens hovedgade. Salve, buongiorno. E possiamo filmare qui dentro? No, non possiamo. Senti, veniamo dalla TV danese. Possiamo filmare un po' qui dentro nel negozio? Non faccio fare. No. Ai giornalisti non faccio fare nessuna impresa. Heller ikke her får vi lov til at filme, men jeg tror godt, man kan danne sig et indtryk, hvis man kigger på vinduerne. En kæmpe butik, det her, af hvad det er, de sælger. Men de siger, det kun er forretning, og de ikke rigtig ønsker at omtale eller at tale med journalister. Quella è la tomba, sì. Quella grande? No, quella è la chiesa, sotto la, chiesa. La tomba c'è la cripta. E tanti vengono qua? Sì. Decine di migliaia. Molte decine di migliaia. 10.000 av turister, som borgmesteren helst ville være foruden. Molti di quelli che hanno messo quei fiori, magari si sono chiesti perché non ho un lavoro. Perché le pensioni forse non le vedrò mai? Perché la classe politica in Italia, no?
non è considerata benissimo. Perché? Perché pensano che tutti siano dei ladri, rubano, eccetera. Perché, cioè, e quindi, no? Pensano che quando invece c'è stato quel periodo, c'era Mussolini, le cose funzionavano meglio. Noi abbiamo sulle spalle questo carico, il Comune di Predappio ha il compito di gestire se stesso e di farlo al meglio. Lì ci sono i negozi, vero? Sì, 300 metri. Possiamo andare lì? No, sono laggiù in fondo. Io dai negozi non ci vado. Perché no? Perché non mi va di fargli pubblicità. Sindaco non va davanti ai negozi. Til gengæld vil han meget gerne vise sin store drøm frem. En kæmpe bygning, bygget af Mussolini, skal gøres til et museum, der vaccinerer mod fascismen. Italia ancora oggi molto complicato parlare di fascismo, parlare di Mussolini in generale. Quando uno avrà fatto questo percorso, sono convinto che non avrà tanta voglia di andare a comprare l'accendino con la testa di Mussolini nel negozio. Hos Don Massimo fortsætter festen på det lukningstruede kloster i højt humør. Men verden selv er bekymret for den racistiske vold, der plager Italien, og som har ramt en af klostrets beboere. Han blev beskudt med en pistol med løs krudt af to drenge på 13 år. Certe giudizi, certe pregiudizi sono arrivati da slogan politici ormai, certe cose, certi atteggiamenti negativi, ostili verso i migranti sono passati fino ai bar bambini, alle famiglie normali. Io credo che ancora siamo in una china in generale, ecco, nel paese, in una china discendente, ancora non vedo, ecco, un punto di svolta. To dage efter mit besøg bliver Don Massimos kloster lukket på grund af manglerne i brandsikkerheden. En varm politisk sensommer klinger ud i Italien. For Giorgia slutter den med en koncert. Men den politiske kamp er for hende kun lige begyndt. Noi comunque siamo un movimento per la famiglia naturale, no? L'unica famiglia che esiste, madre, padre e figlio. Figli. Adesso in Italia è un po' difficile. Comunque sì, assolutamente vorrei dei figli, una famiglia. Ovvio, sono una donna, ovvio che voglio diventare mamma e voglio avere un marito al mio fianco. Ragazza, non dire a mia madre che io morirò. Giorgia er en ekstrem del af Italiens politiske skred, men en del, der føler, at man nu har medvind, og at landets fascistiske fortid bliver mindre og mindre kontroversiel. Io vorrei cambiasse molto di più. Cioè, sicuramente qualcosa si sta iniziando a fare, ma è talmente minimo che secondo me non si può considerare un vero e proprio cambiamento.